Darling, you send me. I know you send me. Buongiorno a tutti. Oggi, come avrete letto dal titolo, volevo farvi vedere la mia morning routine. School edition, diciamo, nel senso che vi farò vedere cosa faccio tutte le mattine nei giorni in cui vado a scuola in questo periodo autunnale. E niente, dopo essermi svegliata io mi alzo subito, perché altrimenti sono sicura che non mi rialzo più e mi giro dall'altra parte e mi riaddormento. Quindi cerco di alzarmi e mi dirigo direttamente in cucina per fare colazione con molta molta calma. Solitamente io la mattina mangio sempre due di questi, che sono due Vetabix con un po' di latte. Mentre mangio poi faccio sempre colazione da sola, quindi guardo un po' il telefono anche se non è al massimo di prima mattina. Comunque apro sempre Instagram per leggere i messaggi e vedere le nuove notifiche. E niente, se volete seguirmi su Instagram vi lascio il nickname nell'info box in ogni caso. Così passo più o meno 10-15 minuti, perché la mattina faccio sempre le cose molto molto con calma, e poi ovviamente lavo i piatti e mi dirigo verso il bagno. Una volta arrivata in bagno, ovviamente mi lavo i denti e mi lavo anche un po' il viso. Questa mattina stavo utilizzando anche un prodotto specifico, perché la mattina mi piace sempre pulirmi un po' la pelle dopo aver dormito tutta quanta la notte. Non so perché mi fa sempre piacere pulirmi un pochino la pelle, soprattutto anche perché va bene secondo me prima del trucco. Dopo arriverà il momento capelli, che è sempre un trauma la mattina, perché non mi piacciono mai i miei capelli quando mi sveglio, e capitano delle mattine in cui non sono super puliti perché magari faccio fatica a lavarli la sera prima avendo allenamento, tutte queste cose qua, e solitamente ricorro a una sola soluzione, ovvero lo shampoo secco, che adesso vi farò vedere quello che utilizzo sempre, che è fantastico. Sono prodotti che mi sono stati offerti da Mercy Hand Italy e che sono disponibili anche da Sephora. Il pacchettino conteneva tre shampoo secchi, e che sono fenomenali, oltre ad avere le stesse caratteristiche degli shampoo secchi, ovvero ridurre la lucidità del capello e farlo sembrare più pulito. Questi vanno direttamente a combattere la radice e a regolare il sebo. E con la stessa idea ci sono anche questi tre kit che sono perfetti per una giornata di lavoro o di scuola che si protrae a lungo verso la sera anche, e sono dei kit con uno specchio che servono a regolare il sebo della pelle, mantenerla opaca per tutto il giorno. Oltretutto sono super comodi appunto per la presenza dello specchio. Quindi questa mattina, dato che non avevo i capelli bellissimi, ho utilizzato questo qui, di questo shampoo secco appunto, lo applico sulla cute, lo lascio in posa per 2 minuti e poi semplicemente lo spazzolo e i capelli saranno come nuovi, semplicemente più puliti. Le ultime cose che faccio poi prima di andare appunto a scuola sono dirigermi verso la camera, scegliere come vestirmi, che anche questa la mattina sembra abbastanza un trauma, e struccarmi. Mi trucco davvero poco ultimamente alla mattina perché non ho nessuna voglia, quindi dedico 10 minuti più o meno al trucco.
E in questo modo sono pronta per andare a scuola. Se questo vi è piaciuto, vi invito a lasciare un pollice in su. Se vi interessa andare a vedere gli champignon immersi handy, vi lascio il link nell'info box perché secondo me sono molto molto interessanti. E niente, seguitemi su Instagram se non lo fate, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Io ho un bacio enorme, noi ci vediamo molto molto presto. Ciao!